voglio ricordarvi che c'è un altro decalogo che a suo tempo. Io mi auguro invece che all'interno delle proprie famiglie i giovani. Gesù, la che diventa la famiglia Trampolini, vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Diamo inizio e cedo la parola al signor Sindaco. Grazie. Io rivolgo un benvenuto a tutti voi che siete qui a Morra, avendo fatto anche, immagino, un viaggio non semplicissimo per arrivare in questa zona, in questa Irpinia, però penso che nonostante l'inclemenza del tempo, il paesaggio può sicuramente giustificare questo viaggio. E chiaramente sono sicuramente emozionato e orgoglioso nello stesso tempo per poter ospitare qui la commemorazione di una nostra concittadina, Madre Maria Gargani. E facevo una riflessione tra me e me: nonostante questo piccolo paesino arroccato su un monte, ha dato i natali a personaggi come Francesco De Sanctis, come Maria Gargani, quindi probabilmente anche i luoghi hanno la loro importanza nella nascita delle persone. E però io ritengo che probabilmente importanza anche la famiglia, visto che oggi celebriamo anche la famiglia, perché in famiglia si riceve quell'educazione, si trasfondono quei valori che poi fanno le persone importanti. E sicuramente nel caso di Maria Gargani la famiglia ha avuto una grande importanza nella sua formazione, nella sua missione, anche se chiaramente ognuno, chi poi diventa santo, chi fa questo percorso, probabilmente riceve una chiamata, quindi probabilmente non è lei a scegliere, ma qualcuno al di sopra sceglie per lei il cammino che deve compiere. E però io penso che anche noi qui dovremmo sforzarci di recuperare questo senso della famiglia, che come dicevo è alla base della crescita delle persone. Non tocca a me chiaramente tracciare il profilo di Madre Maria Gargani, perché c'è chi più autorevole di me sotto questo compito, però non voglio sottrarmi a fare qualche considerazione. Oggi, il 23 maggio, se non vado errato, è salita al cielo nel 1973 Madre Maria Gargani, e la presenza appunto di tutte queste persone testimonia indiscutibilmente che lei ha operato bene per avere la capacità, a distanza di tutto questo tempo, di raccogliere ancora intorno a sé tutte queste persone, e soprattutto, diciamo, nelle comunità nelle quali lei ha operato e continua ad operare con le sue consorelle, perché, concedetemi questo vezzo, certo che ci deve essere una sorta di tensione verso il trascendente, diciamo una sorta di salire verticalmente verso Dio, e però, come dice anche un grande filosofo, anche lui morto, guarda caso, nel 1973, Jacques Maritain, che diceva che certo il moto ascensionale umano sale al cielo, e quando discende di nuovo è umano e divino nello stesso tempo, e ha necessità di essere condiviso orizzontalmente. Questa è la
è il, diciamo, il segreto, è il messaggio che, o perlomeno l'azione che chi viene chiamato dall'alto deve operare per i fratelli. Oggi questa condizione è ancora più vera se pensiamo che in Italia, in Europa, si sta vivendo un'emergenza notevole legato a queste persone disperate che vanno via dalle guerre, dalla miseria e vengono qui per cercare di trovare condizioni migliori. Questa giornata ci deve insegnare che quei fratelli vanno accolti. Non è possibile girarsi dall'altro lato e far finta di niente, altrimenti saremmo poco credibili, perché dobbiamo avere, noi che viviamo in condizioni migliori, dobbiamo ospitare e accogliere chi sta peggio di noi. Penso che questo sia poi il messaggio vero di Madre Maria Gargani. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, l'abbiamo detto tante volte, vogliamo dare un segno tangibile di questa unione e comunione con Madre Maria Gargani, avendo già avuto in mente di dedicargli una piazzetta proprio di fronte a casa Gargani. Appena, diciamo, riusciamo a superare qualche problema di tipo urbanistico, non certo di volontà dell'amministrazione, dovremmo aggiustare un po' il piano urbanistico, sicuramente potremmo mettere in campo anche questo luogo dedicato esclusivamente e prevalentemente a lei, proprio di fronte a casa Gargani, dove adesso insomma ci stanno qualche macerie. Detto questo mi fermo, perché sennò diventerebbe troppo lunga, considerata anche il numero dei relatori, e però consentitemi velocissimamente di tornare a ringraziare tutti voi. Volevo ringraziare anche quelle associazioni, la Proloco, anche i dipendenti comunali che si sono spesi oggettivamente per poter far riuscire bene questa manifestazione. Continueremo durante la giornata, quindi una giornata interamente dedicata a Suor Maria Gargani. Un'unica cosa, perché io non c'ho peli sulla lingua, mi piace. Nonostante io rappresenti questa comunità, la comunità oggi è leggermente assente. Questa cosa, capisco che c'è, oggi viviamo una democrazia rappresentativa e quindi io rappresento tutta la comunità, però mi sarebbe piaciuto qualche persona in più. Grazie. Grazie. È un applauso di ringraziamento al signor Sindaco e un benvenuto al nostro arcivescovo. Benvenuto. Allora ringraziamo di vero cuore, ecco, Sua Eccellenza Reverentissima Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, per chi non conoscesse la zona, Avellino. Grazie, signor Sindaco, perché davvero le sue parole dicono un po' la gioia di essere qui, ma anche la gioia di essere di più. E a volte i genitori dicono sempre anche le amarezze del cuore, ma le amarezze fanno parte dell'amore e quindi sono un'espressione di partecipazione maggiore. Benvenuti a tutti. Dorrino, dove sei? Grazie. Ti devo dire un grazie e un applauso. Scusate, un applauso. Non sono parole formali, ma Dorrino è stato un fiume di energia che si è speso, mi è stato accanto, ci è stato accanto. Un applauso di cuore. Grazie. Papa Francesco potrebbe essere orgoglioso di te, lo dobbiamo solo dire, perché tu sei un prete che sta accanto, bravo. Eccellenza, mi raccomando, segnali. Rossa di nomi, grazie. No, merita, è stato accanto, grazie. Questo è informale, però è veramente con tutto il cuore. Ringrazio i nostri illustrissimi relatori, il professor Don Mario Lianos, grazie Don Mario. E parlando un po' del Papa Francesco, viene dalla terra di Papa Francesco e quindi è argentino, un applauso anche alle origini. E sicuramente porterà Maria Gargani anche nella sua terra e questo sarà molto bello anche per noi.
Un saluto cordiale anche a Stefano Campanella, direttore di Padre Pio TV, e è stato anche l'autore del libro e della biografia di Madre Maria Gargani, Solo a mezzanotte, che penso che abbiamo già conosciuto, solo che Morra De Santis dovrebbe forse avere un momento speciale per questo, perché è davvero importante. Stimatissime autorità civili, militari, religiosi, tutti i parenti, amici, conoscenti, suore, benvenuti a tutti. E il mio ringraziamento veramente si estende di cuore a tutti, tutti, tutti. Non voglio fare le distinte per non dispiacere nessuno. Siete tutti ringraziati perché è davvero un momento bello. Il tema scelto per celebrare questo 42esimo anniversario della nascita al cielo della serva di Dio, sulle orme di Maria Gargani a Morra De Santis per gioire in famiglia, è bello scritto grande, si legge anche, è proprio in piena sintonia con le indicazioni pastorali che Papa Francesco ha offerto alla Chiesa universale. La famiglia naturale che ha dato la vita, la famiglia cristiana che le ha trasmesso la fede, la famiglia religiosa da lei pensata, le suore apostole del Sacro Cuore, sono davvero ancora i pilastri portanti per la nostra società e per questo hanno maggiormente bisogno di essere custoditi, rinforzati, rinnovati per poter svolgere con entusiasmo, coraggio e determinatezza la specifica missione che ci è stata affidata da Dio. Sulle orme, e le orme sono impresse su un suolo da piedi che hanno già realizzato un cammino e ci hanno preceduto. Sulle orme di Dio, che ha scelto un tempo, un luogo geografico, una famiglia per incarnarsi, e anche Maria Gargani ha avuto questa fortuna di incarnarsi proprio qui, in questa terra. Quindi la storia, la geografia sono sentieri di crescita umana, spirituale e di santità. Anche noi oggi vogliamo metterci a seguire le orme di Maria Gargani, partendo qui da Morra De Santis, da questa giornata di festa con tutte le sue famiglie. Festa di gioia, festa di amicizia, e purtroppo stamattina la festa è stata un po' interrotta perché anche le nuvole vogliono fare feste, hanno cominciato a dire benvenuti, e dove c'è benedizione vuol dire che c'è benedizione da Dio, e quindi la festa continuerà dopo pranzo. Festa anche di gratitudine per questo dono meraviglioso della serva di Dio Maria Gargani, crocifissa del divino amore alla Chiesa e alla società, ma anche una festa di riflessione per proiettarci verso quella festa senza tramonto alla quale tutti siamo chiamati dall'amore di Dio. Maria Gargani, nel suo naturale nascondimento, a 42 anni dalla sua nascita al cielo, ha ancora delle potenzialità che ha consegnato a tutti noi, ma che ancora non sono state realizzate. A noi oggi prendere questa eredità. Il nostro incontro allora, oltre ad essere un omaggio grato, affettuoso, è un'opportunità per raccogliere il frutto del suo esempio, basato sulla cura e sullo sviluppo armonico di tutte le sue doti naturali, sulla fede incrollabile, anche se provata, sulla cultura umana, religiosa e spirituale, appresa alla scuola della sua famiglia, ricevuta sulle ginocchia di mamma Paola e di papà Rocco, e abbellita e arricchita dalla speciale cura dei fratelli e delle sorelle. Stiamo parlando di famiglia, amici cari, famiglia, e oggi fare memoria e gioire in famiglia non vuole, non deve essere assolutamente un'astratta formula retorica e lontana nel tempo, ma è un invito a sentirci parte di una storia, di una famiglia vivente che ancora palpita di vita e profuma di santità. Non solo,
ma ci propone di entrare in questo ruscello ancora ricco di acque fresche e rigeneranti, per dissetarci e partecipare alla trasmissione degli unici valori che contano nella vita e per la vita. La serva di Dio, Madre Maria crocifissa del Divino Amore, nata proprio qui, da queste radici morrese, oggi ci sta invitando a riflettere anche sulle nostre radici di Suore Apostole del Sacro Cuore. E permettetemi di affermare dunque che siamo anche noi, morresi acquisite, no? Purtroppo dobbiamo confessare che conosciamo poco questo paese meraviglioso, le sue radici storiche, geografiche e religiose. Intendiamo riparare oggi e nel tempo, se voi ci permettete e ci aiuterete a farlo. E insieme a tutti voi vogliamo fare memoria per conoscere, comprendere, vagliare, scegliere, ma soprattutto per ringraziare Dio. Papa Francesco, parlando della famiglia, ci ha detto che un cristiano che non sa ringraziare ha dimenticato il linguaggio di Dio. La gratitudine, allora, è nel cuore stesso della fede, è il linguaggio per eccellenza di chi ama. Grazie Signore, grazie Morra, grazie famiglia Gargani, De Paola e tutti quanti ancora qui presenti, grazie comunità cristiana formati da tanti cuori di varia provenienza qui riuniti in un unico e grande cuore. Grazie Suori Apostole del Sacro Cuore per esservi fidate e innestate in questa radice carismatica di Maria Gargani e per aver sognato, per la volontà di continuare a sognare con lei, in lei, essere missionarie a servizio della Chiesa e del mondo. Grazie, merci, Barca. Aiutatemi a dire Barca. In Burkina Bè, che c'è una bella rappresentanza, in Burkina Bè, grazie, si dice Barca. E tutti insieme diciamo Barca. Grazie a Madre Gloria. E buongiorno e benvenuti a tutti. Con i saluti abbiamo già dato inizio. Con i saluti abbiamo già dato inizio a questa giornata commemorativa del 42esimo anniversario della nascita al cielo della nostra amatissima madre fondatrice, la serva di Dio Maria crocifissa del Divino Amore, al secolo Maria Gargani. E è la prima volta che questo evento si svolge qui a Mora de Sanctis, il paese dove lei è nata e cresciuta e ha ricevuto il dono della fede e i primi segnali della sua vocazione. Ed è provvidenziale proprio in quest'anno dedicato alla vita consacrata e alla famiglia, due importanti istituzioni su cui la Chiesa ci chiama a riflettere. Come ben sappiamo, Maria Gargani, l'ultima di 8 figli, è nata Mora de Sanctis, che all'epoca si chiamava Mora Irpina, il 23 dicembre del 1892. Di Rocco Gargani e di Angiolina De Paola. Ma non aggiungo altro per non anticipare i relatori. Quindi continuiamo con i saluti e ascoltiamo l'intervento di Sor Giurita Esselen Luran, la postulatrice della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Maria Gargani. Pasquariello, rivolti a tutti i convenuti e che io intendo cordialmente rinnovare. Intanto, con l'incarico di postulatrice della causa Gargani, sono lieta di comunicare la situazione attuale della causa in fase romana. L'11 corrente mese abbiamo visto ultimata la stampa della posizione. Questa notizia è bellissima e merita un applauso
grandissimo. È un gradino da cui si può partire benissimamente per la beatificazione. Un po' di pazienza in attesa del decreto delle virtù eroiche, come vedremo, in sintesi ho cercato di presentare un po' ancora questo cammino per avere il decreto delle virtù eroiche. Posizio sta ad indicare posizione della causa di beatificazione in merito alla fama di santità di Madre Maria Gargani. Fama di santità confermataci dallo studio degli scritti e documenti raccolti e presentati in 25 volumi in congregazione delle cause dei santi dalla rispettiva postulatrice. A seguito la chiusura solenne del processo principe nella diocesi di Napoli. Studio fatto da due relatori della Congregazione delle Cause dei Santi, padre Daniele Holz, domenicano, e padre Vincenzo Criscuolo, cappuccino, relatore generale, succeduto al primo. La posizio risulta composta da 526 pagine, rilegate in tela rossa, con doratura sul piano e sul dorso. Essa è stata già consegnata in congregazione delle cause dei santi, presso il protocollo, in attesa che venga fissato il congresso dei consultori teologi, dei cardinali e dei vescovi, membri della congregazione, per l'esame in merito all'esistenza delle virtù esercitate in grado eroico dalla serva di Dio su Maria Crocifissa del Divino Amore, al secolo Maria Gargani. In base poi al voto positivo, che ci auguriamo di ottenerlo, dell'esame eseguito, il Santo Padre ne darebbe la definitiva approvazione e con essa si promulgherebbe il decreto delle virtù eroiche. Ottenuto questo decreto, si aggiungerebbe al titolo di serva di Dio quello di venerabile e quindi la dovremmo poi chiamare la venerabile serva di Dio. In seguito poi il titolo di beata, se il voto dei rispettivi consultori del presunto miracolo attribuito a Maria Gargani risulterà positivo, miracolo che già è stato processato in tutti i suoi momenti e ne abbiamo avuto anche la posizione stampata. Si aspetta soltanto il decreto delle virtù eroiche e poi si parte per la beatificazione, che ce l'auguriamo. Tuttavia, carissimi fedeli, queste comunicazioni circa l'aggiornamento della causa e l'informazione riguardante il dopo tornano fasulle se con esse non ci decidiamo a camminare sul serio sulle orme dei santi e, nel caso in chiave, sulle orme di Madre Maria Gargani, cui ci invita il tema di questa tavola rotonda. Sulle orme di Maria Gargani, amor de santis, per gioire in famiglia. Le orme di Maria Gargani ci indicano il suo ansioso percorso verso la contemplazione del crocifisso e a quella dell'Eucaristia, alla cui fonte lei impara a scoprire se stessa e a dare senso alla sua vita, rimanendo continuamente in ascolto del Maestro interiore,
Cristo Gesù, per capirne la sua divina volontà e compierla a qualsiasi costo. La conferma di quanto esposto trasuda da tutti i suoi scritti autobiografici, come dal seguente che sto per leggervi. Facciamo parlare a lei. Ebbi così il posto a San Marco Lacatola ed andai ad occuparlo nel 1913. Fui, prima di andare lì, tormentata da una incertezza se scegliere lo stato del mondo oppure no. E ricordo che, presa da una forza interiore nella chiesa madre del mio paese, quindi di Morra, mi prostrai dinanzi all'altare di Gesù sacramentato e dissi a Gesù: Gesù, io non voglio scegliere la mia via, voglio fare ad ogni costo la tua volontà. Perciò mi abbandono nelle tue mani, nel tuo cuore, e disponi di me come ti piace. A proposito, i giusti appellativi del cardinale Ursi dell'arcidiocesi di Napoli nei riguardi di Madre Maria Gargani quando si fece la traslazione sono i seguenti appellativi: mistica del crocifisso, mistica dell'Eucaristia, mistica della volontà di Dio. Per gioire dunque in famiglia, sforziamoci di fare l'esperienza di seguire le orme di Maria Gargani. E di certo non ce ne pentiremo. E intanto, stando nel clima di commemorazione del transito di Madre Maria Gargani, mi piacerebbe farvi sentire un omaggio a lei dedicato in morte. Maria Gargani, la tua alba a Morra Irpina, il 23 dicembre 1892, il 23 maggio 1973 il tuo tramonto a capo di Monte Partenopea. 80 anni di vita, di fede, di preghiera, di lavoro, di fortezza, di sorriso e di pianto. Fanciulla pia, studentessa diligente, maestrina apostola, terziaria attiva, discepola dello stigmatizzato del Gargano, di lui fosti anche cordialissima nemica. Ti scrisse lettere divine, ti fece madre di apostole, fiamme del divin cuore e del tuo. Il seme germogliò, nel tuo nome fruttificherà ancora e crescerà. Madre, alle tue figlie, alle tue case, continua l'amore. La tua dimora celeste sia protezione sicura. Amen. Grazie a Sor Giuditta. L'intera giornata come tema sulle orme di Maria Gargani a Mora dei Sanctis per gioire in famiglia. La famiglia è il luogo della trasmissione e dell'educazione alla fede, dell'accoglienza e dello sviluppo della vocazione alla vita cristiana e della risposta all'amore di Dio nella scelta concreta della vita religiosa, come nel caso di Maria Gargani. Ora entriamo nel vivo della tavola rotonda con un'introduzione storica sul tema che affidiamo a Stefano Campanella, direttore di Padre Pio TV, giornalista e autore della biografia di Maria Gargani, Il sole a mezzanotte, che ci illustrerà alcuni aspetti della vita della serva di Dio
nella sua famiglia di origine a Mora de Sanctis. A te Stefano. Grazie. Anche io, come Suor Giuditta, preferisco far parlare Maria Gargani e, quando non abbiamo notizie di prima mano, di primissima mano, almeno notizie di seconda mano, ma documentate e rivenienti da testimonianze. Grazie al fatto che per scrivere la biografia di Madre Gargani ho avuto la possibilità di consultare i documenti presenti nell'archivio. Questo perché, sebbene il libro non presenti un apparato di note come solitamente mi è più congeniale fare per poi lasciare traccia per gli altri e per me, questa è stata una scelta fatta per rendere il libro più facilmente leggibile, comunque tutto quello che è scritto si basa sui documenti, quindi non c'è nulla di inventato, anche se ho tentato di dare una forma romanzata sempre per renderlo divulgativo. La fonte più autorevole che abbiamo è l'autobiografia. Siccome non so se parlo esclusivamente a persone che abitualmente sono presenti a queste commemorazioni o se c'è qualcuno nuovo, voglio spiegare un piccolo dettaglio, perché può sembrare strano che una persona di cui si stanno studiando le virtù e che è candidata alla beatificazione possa scrivere di sé. In realtà questa autobiografia non è altro che uno scritto che fu chiesto a suo tempo a Maria Gargani, già Suor Maria Crocifissa del Divino Amore, da padre Alessandro da Ripa Bottoni, che all'epoca era l'incaricato della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia dei Frati Minori Cappuccini, era lo storico, di raccogliere tutta la documentazione possibile in vista dell'apertura di un processo, di una causa di beatificazione e canonizzazione per Padre Pio. E quindi, la storia di Maria Gargani con Padre Pio è diventata una traccia autobiografica, diventata non solo molto utile ma preziosa anche per il processo, anzi per la causa che poi si è aperta, della stessa Maria Gargani. E in questa autobiografia così definita lei scrive: «Fui cresciuta in un ambiente familiare cattolico e, specie dal babbo, io ricevevo tutti i giorni insieme con i fratelli gli insegnamenti religiosi. Ci faceva imparare a memoria le preghiere del mattino e della sera». Quindi la prima educazione religiosa, il primo catechismo, Maria Gargani l'ho avuto in famiglia, ma noi dobbiamo andare oltre le semplici parole e capire che, al di là delle nozioni, questa presenza accanto a lei di genitori, e lei dice in particolare di un padre, che facevano capire l'importanza, non soltanto a livello verbale, del rapporto con Dio, che facevano capire l'importanza della preghiera e quanto oggi ci sarebbe bisogno di riscoprire la preghiera. Pensate che una donna così attiva e tutta dedita alla carità come Madre Teresa di Calcutta, un giorno, parlando con un seminarista, gli spiegò che la preghiera era così importante anche per le opere di carità, perché se non ci si ricarica non si può dare. E quindi tutto questo Maria Gargani lo ha preso in famiglia e lo ha preso, come dice lei, specialmente dal padre, che oltre ad essere stato suo maestro a livello di catechesi, certamente è stato anche suo maestro di vita, certamente è stato una persona che ha vissuto coerentemente quello che insegnava ai figli. Tanto è vero, noi stiamo aspettando la canonizzazione di Madre Maria Gargani, ma probabilmente suo padre è stato preceduto, l'ha preceduta in paradiso, e ha avuto una canonizzazione, certo non ufficiale, non con l'autorità del Papa, da una persona che non era autorevole per incarico, ma lo era per vita mistica.
Infatti il 18 novembre del 1922, esattamente 5 giorni dopo la morte di Rocco Gargani, Padre Pio scriveva a Maria: «Il tuo caro babbo non è morto, ma vive nella vita dei giusti». E già questo poteva essere, se si fosse limitato a queste parole, diciamo un messaggio di circostanza per rincuolarle in un momento triste della vita. Ma Padre Pio insiste: egli è con Gesù e presso di lui per ora la tua causa. Quindi era convintissimo. E siccome Padre Pio non era nuovo a queste esperienze, tra gli altri lui ha visto prima degli altri anche Pio XII in paradiso, quindi sappiamo che le parole di Padre Pio erano fondate perché rivenivano da una fonte molto in alto. Poi Maria Gargani nella sua autobiografia continua: eravamo 6 sorelle e 2 fratelli, prendevo lezioni scolastiche in casa, un po' con papà e alle volte con le sorelle che erano maestre elementari. Quindi anche in questo noi possiamo cogliere, al di là dei valori prettamente spirituali, il senso della carità che si viveva nella famiglia Gargani. Il padre, che svolgeva la sua professione di insegnante, comunque trovava del tempo da dedicare ai figli e comunque insegnava ai figli più grandi ad essere di aiuto a quelli più piccoli. E quindi attraverso questa esperienza della carità quotidiana, Papa Rocco introduceva i figli alla considerazione, a uno stile di vita fatto di carità a 360 gradi. E su queste basi poi che si forma la Maria Gargani, che a San Marco la Catola va ad aiutare le persone in difficoltà, le persone sole, le persone che non hanno di che sfamarsi, le persone abbandonate da tutti. Poi c'è un altro episodio particolare che caratterizza sempre la sua infanzia. Leggo ancora dall'autobiografia: molto era attirata verso la vita santa, la vita religiosa e di pietà, e non ci stupisce visti gli insegnamenti che ha avuto. E siccome ero fatta grandicella e non mi avevano fatto fare ancora la prima comunione, in occasione della venuta dei missionari in paese, io mi unii in chiesa perché, dato che vi andavo tutte le mattine, con altre ragazze che si dovevano fare la prima santa comunione, e come loro mi confessai e insieme con tutte mi accostai all'altare per ricevere Gesù. Mi feci così anch'io la prima comunione senza aver detto nulla in famiglia, una piccola santa marachella. Mi ricordo che il vescovo, Monsignor Giulio Tommasi, predecessore di Sua Eccellenza, per le cui mani ebbi Gesù per la prima volta, ci invitò uno per uno tutti i ragazzi e mi invitò ad andare nella casa parrocchiale dove ci avrebbe distribuiti i ricordini della prima comunione a casa sua per darmi un ricordino. Ma io preferii rimanere sola con Gesù solo, e furono per me davvero momenti di paradiso. E adesso viene il bello: al ritorno dalla chiesa mi avvicinai ai genitori, chiesi loro perdono, guardate il senso del rispetto per i genitori, baciai la mano ai genitori e dissi che avevo ricevuto finalmente Gesù la prima volta nell'anima mia col permesso del padre missionario che mi aveva confessata. I genitori si commossero, mi baciarono dicendo: il Signore ti benedica. Io ero felice. Si risentirono perché non avevo fatta nessuna preparazione esterna, ma io ero felice. E quindi da questo episodio possiamo cogliere 2 cose essenziali. La prima, l'importanza del rapporto, dell'unione dell'uomo, della creatura con Dio, fattosi uomo e fattosi pane. Importanza che Maria aveva capito, ma che gli stessi genitori gli avevano insegnato, perché altrimenti non avrebbero reagito in maniera così bonaria. Non avrebbero concluso questo piccolo episodio
che comunque feriva la loro autorità genitoriale con la frase «Il Signore ti benedica». Una frase sincera, perché Maria scrive: «I genitori si commossero, la baciarono, ci avevano capito come lei, prima di lei, l'importanza di quell'incontro d'amore». E di conseguenza Maria aveva fatto questa piccola marachella con un desiderio che nasceva dall'amore, quell'amore che avevo appreso in famiglia, quell'amore verso Gesù. Poi la famiglia, la carità della famiglia torna anche in altri momenti della vita di Maria, quando va a studiare a Volturara e vive presso la casa della famiglia della sorella Clorinda, dove riceve ospitalità, ma dove non vuole essere di peso, e quindi, pur dovendo studiare, aiuta nelle faccende domestiche. La stessa cosa avviene quando si trasferisce ad Avellino. In un primo tempo sta in una casa in fitto con il fratello, la casa è di proprietà dello zio, poi lo zio si trasferisce da lei, vende la casa in cui vive da solo, lo zio quando va in pensione si trasferisce da lei, perché nel frattempo il fratello maggiore Francesco era approdato agli studi universitari. E quindi anche in questo caso Maria studia e svolge le faccende domestiche per aiutare lo zio. Quindi la carità che ha preso nella casa domestica poi comincia a trasportarla nel primo prossimo che incontra, dovunque lo incontri. Non sono mancate, è vero, anche situazioni difficili nel rapporto fra Maria e la famiglia. In questo caso parlo di una famiglia un po' più allargata. In particolare a San Marco la Catola, quando i parenti del cognato, perché anche a San Marco la Catola Maria andò a vivere presso la famiglia di una sorella, Antonietta, e anche a San Marco la Catola questo vivere in famiglia le crea non problemi di impegni domestici, ma problemi di comprensione, perché appunto i parenti del marito di Antonietta vedevano non di buon occhio il suo darsi da fare tanto negli impegni in parrocchia, di catechesi, perché oltre agli impegni scolastici Maria si era presa anche questi altri compiti, che tra l'altro alcune volte la portavano a rincasare tardi la sera. E addirittura qualcuno di questi parenti, esattamente il fratello del cognato, arrivò a dirle che rincasare ad ora tarda è un'abitudine da donne di una moralità discutibile. E Maria in questa dimensione ha potuto sperimentare anche il perdono cristiano. Ha sopportato finché le è stato possibile, perché poi comunque con l'aiuto di padre Agostino da San Marco in Lamis, che dimorava in quel periodo nel convento dei Cappuccini di San Marco la Catola, riuscì a trovare un'altra sistemazione, ma finché è stato possibile ha sopportato e ha perdonato. E questo è importante soprattutto oggi, sapete, oggi al di là della commemorazione che stiamo effettuando è una data importante anche dal punto di vista storico, perché oggi nel 1915, in questo giorno, l'Italia dichiarava formalmente guerra all'Austria-Ungheria ed entrava nella prima guerra mondiale. Quindi anche le guerre domestiche possono essere facilmente scatenabili quando le piccole scintille poi si trasformano in veri e propri incendi, come è successo per la prima guerra mondiale con l'attentato di Sarajevo, che poi è diventato un conflitto che ha incendiato gran parte del pianeta Terra. E poi è importante anche capire come Maria ha portato sempre la sua famiglia nel cuore, cercando di trasferire a chi era meno fortunato di lei, a chi aveva avuto
minori occasioni di avere grandi maestri come lei, quei doni che il Signore le aveva fatto. Avendo avuto la provvidenziale occasione di incontrare e conoscere Padre Pio, poi lo presenta a sua sorella Erminia, che diventa, come lei, figlia spirituale di Padre Pio. Padre Pio, oltre a scrivere lettere di direzione spirituale a Maria, inizierà poco tempo dopo a scrivere lettere anche ad Erminia, ma anche nei confronti dei nipoti. Maria trasferisce quello che ha saputo cogliere dall'ambiente familiare di origine, che poi Padre Pio ha saputo valorizzare attraverso la sua grande capacità di essere un direttore di anime. C'è un'esperienza che ha vissuto Angelo Gargani, che ritroviamo negli atti, che spero lui poi ci voglia raccontare, accaduta a Volturara. Questa esperienza poi ha anche una conferma di Lina Guelfi in Guanella, figlia di Clorinda, sorella di Maria Gargani. Cioè, quando non si trovava più Maria Gargani, non si sapeva dove fosse finita, e poi si scoprì che era stata per sbaglio chiusa in chiesa dal sagrestano, e lei rimase tranquillamente a pregare e senza curarsi del fatto che gli altri, era arrivata l'ora di pranzo e stavano per cominciare a mangiare, per lei era sufficiente, anzi era necessario, era la cosa più importante, stare con Gesù. E poi l'altra testimonianza, quella di Maria Antonietta Gargani, anche lei nipote di Maria Gargani, che racconta: ero solo una bambina di 9 anni, ci coricavamo insieme in una cameretta, e tutte le volte che di notte mi svegliavo vedevo pregarla per ore intere con le mani sotto le ginocchia, prostrata a terra con il volto sul pavimento. Faceva grandi penitenze e martoriava il suo corpo con un cilicio che vedevo spesso cingere intorno ai fianchi, quando dalle sbarre del mio letto, facendo finta di dormire, osservavo ogni suo movimento. Dunque vedete come Maria Gargani ha avuto maestri di santità, soprattutto nella sua famiglia di origine, ed essendo stata alunna di santità è potuta diventare maestra di santità, non soltanto per la sua famiglia del sangue, la sua famiglia naturale, come ha detto Madre Gloria nel suo saluto, non soltanto per la sua famiglia cristiana, cioè per i fratelli che ha incontrato lungo il corso della sua esistenza, ma anche per la sua famiglia religiosa, quella che ha fondato a prezzo di tanti sacrifici e che oggi cerca di tenere viva la fiaccola di questa capacità di essere maestri di santità nel mondo di oggi. Grazie a Stefano Campanella per il suo intervento, che ci introduce alla relazione centrale del nostro incontro, che sarà tenuta da Don Mario Oscar Llanos, religioso della Società di Don Bosco, e lui è direttore dell'Istituto di Pedagogia Vocazionale ed è anche decano della Facoltà di Scienze dell'Educazione all'Università Pontificia Salesiana di Roma, e anche presidente dell'associazione familiare Cerchi d'Onda Onlus. A lei la parola, professore. Grazie, sor Ortensia. Buongiorno a tutti. Mi dispiace che alcuni di voi siete in piedi, noi siamo comodamente seduti. E abbiamo sentito tante cose belle, alcune ci hanno commosso pure, vero? Sono cose veramente molto commoventi, alcune di quelle sentite. Io non posso continuare il discorso che ha fatto Stefano Campanella con tanta precisione e con tanto lusso di dettagli sulla vita di Maria Gargani. A me è stato affidato piuttosto riportarvi all'oggi, alle famiglie di oggi, perché oggi si tratta di gioire in famiglia con Maria Gargani, dietro alle sue orme, no? Sulle sue orme, camminare sulle sue orme. Ma la prima domanda che io mi sono fatto è: chi è che deve camminare sulle orme di Maria Gargani oggi?
Che tipo di famiglia è quella con cui ci incontriamo? Non è la stessa famiglia di Maria Gargani, di questo siamo tutti sicuri, siamo convinti, è chiaro che siamo in un'altra condizione, non abbiamo gli stessi parametri sociali, culturali. E per questo volevo fare un pochino così, un punto della situazione. Io sarò più laico del laico questa volta, cioè sì, perché lui ha fatto il prete, ha parlato delle virtù e della vita spirituale, e io invece vi devo parlare delle questioni piuttosto sociali, piuttosto del vissuto, no? Ci provo poi, perché poi sono un prete, sono un salesiano che si occupa di giovani, parlare di famiglia forse mi sta stretto, ma voi mi perdonerete, siete gente buona, quindi ci poniamo così in comprensione reciproca. E tra le cose che mi colpiscono nella situazione di oggi è una serie di fattori che hanno provocato un cambiamento molto grosso a livello familiare. Pensate solamente a quanto sia cambiata la situazione della donna. Io sono andato giù in questo castello a vedere i fornelli delle cucine e questo solamente già mi fa pensare che siamo in una condizione molto diversa dal passato a oggi. L'epoca di Maria Gargani forse non aveva le comodità che abbiamo oggi, come non ce l'avevano 300 anni fa quando hanno fatto quei fornelli lì. E quindi questo, da un'altra parte, il cambio a livello culturale, l'industrializzazione, la tecnica, hanno portato dei cambiamenti che sono tremendi. Cambiamenti profondi anche nel gioire della vita familiare. Pensate che la famiglia di Maria Gargani aveva 8 figli, lei era l'ultima. Io pensavo all'ultima delle mie sorelle, che anche lei è 8ª, e pensavo un po' all'esperienza che abbiamo vissuto noi e quanto è diversa l'esperienza delle famiglie che sono frutto di questi 8 fratelli, tutte famiglie nucleari, piccole, non di 8, la più numerosa ha 4 e ne ha già tanti. E siamo veramente in una condizione molto diversa. Poi tra l'altro noi veniamo da un, direi così, da un ancoraggio o da un modello familiare, un modello normativo molto particolare, cioè la famiglia fondata sul matrimonio da un uomo e una donna, protesso al benessere degli sposi, alla procreazione, all'educazione dei figli, la consideriamo la famiglia cellula della Chiesa e cellula della società. Più facile a dirsi che a trovarsi. Se parliamo in una società come quella italiana, il cui 32% non è in questa condizione, parlando delle famiglie, e dove la linea dei matrimoni è un po' calante e la linea dei divorzi e delle separazioni è un po' in ascesa costante. E negli Stati Uniti queste linee si sono incrociate, il 52% delle coppie sono separate o divorziate. E questo non significa che le società siano migliori o peggiori, ma sono certamente condizioni nuove, no? Questo ha come, direi così, come conseguenza una serie di situazioni nuove. Papa Francesco si è mandato 2 sinodi per riflettere su questa roba qua. Certamente non sono io la voce più autorevole per dire tutto quello che la Chiesa sta riflettendo su questo, ma credo che sia importante prendere atto della realtà che abbiamo. Abbiamo famiglie con struttura unipersonale, un solo soggetto che occupa una unità abitativa, detti single, ma più o meno, perché a volte sono anziani, vedovi, maschi o femmine, più femmine di maschi, che abitano da soli in una struttura abitativa. E questa struttura unipersonale è considerata anche famiglia. Alcuni dicono che ci sono progetti politici dietro a questa cosa per favorire questa dispersione, questa denuclearizzazione della famiglia, questa atomizzazione della famiglia, per portare
tante piccole case che producano più tasse, più movimento economico, più cucine, più cioè, tanti arredi, eccetera, eccetera, eccetera. E che ci fosse dietro a questo un progetto economico globale, no? Che porta alla dispersione, alla distruzione dell'unità familiare. Ci sono coppie sole, coppie di anziani o coppie senza figli. C'è la famiglia nucleare. In Italia la famiglia nucleare ha 0,85% di figlio, come media. Voi non avete un figlio, avete 0,85 di figlio. No, questo, cioè, oltre gli scherzi, ma le statistiche fanno questo, no? La statistica è quella scienza che dice che quando io mi sono mangiato due polli e tu non hai mangiato niente, abbiamo mangiato un pollo a testa. E esiste anche la famiglia ricostituita, perché per tantissimi versi ciò che non è andato è da soli, non si sa stare, poi non si è fatto un voto di castità come noi, e quindi come ci si deve risistemare? Ci si risistema con una nuova unione. La famiglia ricostituita, che porta in se stessa una serie di condizioni anche nuove per la crescita delle persone all'interno della sua struttura. Come crescono i figli in queste famiglie ricostituite? Già solo nelle famiglie separate, sto accompagnando in questo periodo una famiglia separata, lui si è già ricostituito, lei non si è ricostituita, sta aspettando la nullità matrimoniale, ma la povera figlia vive un dramma così tremendo ai suoi soli 3 anni e mezzo e 4 che nessuno di noi, penso, avrà subito a livello affettivo e emotivo ciò che subisce quella povera figlia sbattuta di qua e di là, portata in moto, portata in macchina, da un letto all'altro, da un quartiere all'altro della città di Roma, e non quartieri vicini. Sto dando solo un esempio, ma voi conoscete molti più di me. Abbiamo poi la famiglia complessa, famiglia ricostituita una volta, con famiglia ricostituita un'altra volta, con famiglia ricostituita un'altra volta, che a volte non è la famiglia estesa di prima, che era il patriarca con molte altre famiglie sotto, dei figli eccetera, ma sono famiglie annesse, connesse, per cui è difficile perfino la questione di chiarire chi è chi, perché cioè quello che viene è cognato o che cos'è? Qualche volta io parlo dei cognaggiunti, cioè non sono cognati, sono cognaggiunti, perché sono quelle nuove parentelle che non sono parentelle, non si sa che sono. Ma voi ridete, ma pensate a un bambino che cresce con cognaggiunti, con cogna aggiunta e con tanti altri aggiunti diversi, con due nonni, con la fidanzata di papà, la seconda fidanzata di papà, e il marito di mamma, e l'amico dell'amica di mamma, e così via. Quindi è una famiglia veramente complessa che abita questo nostro pianeta. Per di più ci sono anche altre categorie che ci fanno pensare a una grossa diversità da quei tempi ai nostri. I tempi nostri vedono qui in Italia, nella società italiana, mi permetto di dire alcune cose, un po' perché è da 18 anni che sono qui e che accompagno famiglie italiane, per cui sono un po' cittadino italiano ormai, un altro po' perché ho studiato un po' di cose e amo le vostre famiglie, ho imparato a conoscerle dal di dentro, e un altro po' perché varie cose mi hanno messo in questa via della conoscenza e della vicinanza al mondo familiare. Esistono qui in Italia diversi modelli di relazione, soprattutto educativa, di relazione genitori-figli, che si verificano sociologicamente e anche statisticamente, no? Un primo modello conserva un po' l'aria di una volta, cioè una famiglia piuttosto forte, un pochino autoritaria, dove
si dice una cosa e quello si fa e non si torna indietro, no? Tipico di delle generazioni pre-sessantottine, con un genitore o entrambi che esercitano un grande potere sui figli, i quali devono accettare dogmi e autorità senza discussione, muto. È muto e con la faccia piena di sorrisi. No? Ecco, e per il figlio c'è il rischio di diventare una specie di automa, di robot, oppure di ribelle, anche violento, oppure una persona passiva senza molta personalità, no? Il modello poi invece delegante, soprattutto fatto di coppie giovani che delegano l'educazione un po' per forza, un po' per obbligo, nei genitori, nei nonni, che continuano a fare i genitori fino a 80 anni, e continuano a fare cioè tutto quello che dovrebbe fare una mamma giovane, perché la mamma giovane non lo può fare. Quindi dipendono dalle famiglie di origine, di una o delle due, e i giovani che non hanno una famiglia su cui poggiare la spalla sono veramente sofferenti nelle grandi città, negli grandi ambienti cosmopoliti. I principi etici e operativi sono diversi, sorgono così la critica, le distinzioni che i nipotini faranno, facendo venir meno l'orientamento e la guida familiare. Poi c'è un altro modello, il modello intermittente, che va un po' tra l'autoritario e il delegante, il passaggio da un modello all'altro con ambivalenze. È vero che è importante un po' di flessibilità, però a volte il messaggio che arriva al ragazzo è che non sa come collocarsi e la strutturazione della personalità, dell'identità, viene un pochino a meno. E l'unica costante tante volte per lui è l'incertezza. C'è un altro modello, il modello sacrificante. Io ti amo tanto, faccio tanto per te, tu non fai niente per me. Il sacrificio è il valore di questa unione. I propri bisogni, i desideri sono messi da parte per avere accettazione, per mantenere relazioni stabili, con un apparente altruismo. I figli possono quindi assumere un po' atteggiamenti diversi, l'insofferenza per quello che fanno i grandi sacrificanti, il sacrificio, poi per altri, come unica via per essere accetto, perché se l'altro fa sacrificio anch'io mi devo sacrificare, oppure diventare un incapace mai responsabilizzato di niente, uno che è incapace di sacrifici, no? E allora io ho fatto tutto per te e tu non fai niente. E colui che si sacrifica a volte è uno specialista nella fatturazione dei sacrifici e diventa poi una specie di strozzino, no? Che sta dicendo: io ti ho dato tanto, tu mi dovresti dare quanto. Esiste poi un modello democratico e permissivo, un modello moderno, un modello che è più nelle decisioni che prendiamo a due, nelle decisioni che prendiamo insieme, nelle decisioni che io non posso fare nulla se non ho consultato, se non ho fatto, perché se mai fosse che prendo una decisione, la famiglia diventa quasi un inferno, e questo favorisce molto la capacità argomentativa tra i figli, dà anche ai figli un potere decisionale, ma tante volte non mette dei confini. Perché? Perché la famiglia non ha abituato i figli a responsabilizzarsi. Quanti sono i figli che hanno lavato una camicia, che hanno fatto una commissione, che mantengono pulita qualche parte della propria casa? Vi devo dire la verità, pochi. Pochi imparano a lavorare da sé. Magari poi i ragazzi passano l'età e lo devono fare e sono anche bravi a farlo, ma di per sé la famiglia educa poco nella responsabilità, perché delega poco i propri compiti. Lo fa tutto la mamma. La mamma dice: mamma, poverino mio figlio, come mai che io devo far fare a lui quello che devo fare io? E si assume tutte le responsabilità a lei. La casa è uno specchio, ma non è stata mai pulita dal bambino. No? E questo a volte è collegato poi a atteggiamenti un pochino permissivi, soprattutto nell'adolescenza e nella gioventù. Ci sono statistiche che parlano di un 90% di ragazzi che non si sono mai impegnati a casa, e ci sono anche delle statistiche che parlano di ragazzi che non hanno molto controllo, perché possono andare con chi vogliono, quando vogliono e dove vogliono,
basta che a casa si comportino bene. È una specie di ipocrisia un po' sociale questa, no? Basta che a casa non capiti niente, tu vai con chi vuoi, dove vuoi, quando vuoi e come vuoi. D'altra parte esiste poco dialogo su queste realtà, per cui la famiglia non è abituata a pensare, a educare, a dialogare, ad andare oltre le sensazioni con cui si vive. Tutto questo parla quindi di un cammino che la famiglia deve realizzare nel suo cammino di crescita e che è chiamata, secondo me, a ottenere, ad avere degli aiuti, non economici, perché la peggio crisi italiana non è quella economica. La vostra crisi a noi ci fa ridere, perché voi dite che siete in crisi, ma la vostra crisi consiste nel fatto che non potete spendere quanto stavate spendendo fino a ieri, ma continuate a spendere. Cioè, la crisi vera è quando manca, è certo che ci sono realtà e realtà, situazioni e situazioni, e c'è chi non può comprare il pane, ma la crisi vera è quando la maggioranza di una società non può comprare il pane, non può arrivare all'elettricità perché non c'è la benzina, non c'è il sapone, non ci sono le cose minime, non c'è la farina. Allora, una famiglia che cresce, che passa dalla luna di miele al primo figlio, al secondo figlio, alla scuola elementare, alla media o alla superiore o all'università, che diventa la famiglia trampolino, in questi passaggi ci sono una serie di eventi critici che chiedono cambiamenti. Io non sto adesso, non è il tempo per poterli sviluppare, ma sì, vi dico che in questa crescita la famiglia, se supera quei compiti evolutivi che queste nuove sfide presentano, va rispondendo in modo nuovo a se stessa e va potendo anche collocarsi di nuovo. Molte volte certi insuccessi accadono per mancanza di superamento di momenti critici. E allora, in tutto questo contesto, che come voi sapete non è semplice, perché non ci sono ricette per affrontare questa situazione, si vive molte volte così, si cammina, si campa, e già che si campi è tanto. In questa situazione noi ci chiediamo come gioire in famiglia, come essere felici in famiglia. Io penso che ogni uomo è chiamato alla felicità. Benigni l'altra volta, quando parlava ai 10 comandamenti, ha concluso con un pezzo parlando sulla felicità che è stato stupendo, che se non l'avete visto fatevi dire dai figli, quelli che non sapete entrare in internet, quelli che potete entrare, andate a cercare Benigni felicità e guardatevi il pezzo di video con cui lui ci ha raccomandato di non perdere l'enorme opportunità che tutti abbiamo di essere felici. Credo davvero che noi tutti, oltre al compito, dovremmo fare qualcosa per non perdere l'entusiasmo nelle condizioni familiari in cui ci troviamo. Quali sono le principali fonti della felicità? Nel 2013 la Coca-Cola fece un'indagine chiamata Global Happiness, cioè felicità globale. E l'ha condotta in 16 paesi di 5 continenti, che hanno svelato che si sentono felici coloro che possono contare sull'affetto dei propri cari e delle persone più vicine. Come vedete, cioè, Stefano ci ha parlato della santità, no? Questa questione della felicità, della gioia, ci avvicina molto a ciò che forse Gesù diceva della santità. Gesù diceva che i santi erano i beati, erano i felici, erano le persone felici. Allora, la Coca-Cola ha provato che statisticamente le persone che si sentono felici sono quelle che contano sull'affetto dei propri cari, sulla vicinanza dei propri cari. E 3 persone su 4 pensano che la felicità personale nasca innanzitutto dai legami con la propria famiglia. E noi stiamo distruggendo la famiglia. Ma io non ci capisco, ci capisco poco a volte, che cosa siamo noi capaci di fare. In Italia la percentuale è ancora più alta. La famiglia è la principale fonte di felicità per l'81% degli abitanti di questo paese. I più soddisfatti al mondo, sapete chi sono?
lo sono i messicani, che sono al primo posto con l'87,7% di felicità. Come faranno a misurarla non lo so, ma sono felici, ed è vero, io sono stato in Messico più volte e mi sono trovato con un paese che è un incanto. Gente felice, che canta per strada, che non ha nessun tipo di vergogna di dire noi siamo contenti di essere quelli che siamo. Seguono i filippini con l'86,4%. Gli italiani sono al decimo posto con il 76% di felicità. Dietro agli Stati Uniti che hanno il 79% e gli inglesi che hanno il 77%. I meno felici dell'Europa appaiono i francesi, non poteva essere diversamente, sono in coda al 16° posto col 72%. Che cos'è che fa felice, che fa questa parte della felicità? La tavola, essere insieme, e per questo gli italiani mi pare che andremo al 99%, perché sono sempre felici a tavola. E Richard Stevens, che è psicologo sociale, spiega che senza relazioni sociali, cioè senza questo incontro che si verifica alla tavola, senza il dialogo, senza l'interscambio, senza l'amore e la famiglia, le persone non sarebbero affatto felici. E non c'è nessuna somma di denaro che possa colmare questo vuoto. Siamo tutti alla ricerca della felicità. Se voi cercate, chiedete a qualsiasi persona che cosa cerca, vi dirà: io cerco di essere felice, anche quando va per strade sbagliate, anche colui che si droga, anche colui che va a caccia di donne o cose del genere, cerca una felicità che purtroppo deve andare a ripetere tantissime volte la stessa cosa senza mai trovarla. Perché? Perché la felicità non sta là, no? La felicità sta un po' più in qua, cioè accanto alle persone con cui vivi, con cui ci stai. Le chiavi per essere felici sono alla nostra portata di mano, no? Questa stessa inchiesta di cui vi ho parlato dice che ci sono alcune chiavi, cioè ci sono alcune istanze, alcuni modi di fare che producono la felicità. Dice Anthony Seldon, che è preside di un college di Wellington, e io potrei anche confermarlo, che i bimbi di oggi sono come le palline di un flipper, e vengono cresciute affinché imparino a raggiungere quello che non hanno piuttosto che ad apprezzare quello che già hanno. La felicità consiste nell'apprezzare quello che abbiamo, nell'accontentarci. Chi si accontenta gode, lo dite voi, no? Ma a volte lo dite come un po' rassegnati che non potete avere di più. Ma perché non godete di quello che avete? È tanto quello che avete. Tanto è quello che avete. E se non facciamo qualcosa di concreto adesso, in un futuro assisteremo ad un aumento dei suicidi fra gli adolescenti. Ci sono zone dell'Italia, molte volte quelle più potenti, dove ci sono più alto numero di suicidi tra gli adolescenti, no? 10 chiavi per la felicità. E con questo chiudo il discorso, perché così i poveri che sono in piedi possono dire: ma un attimo per noi pure, vero? 10 chiavi per la felicità di questa Action for Happiness, che suggerisce questi 10 punti. Primo punto, guardate che sono tutte cose cristiane queste, anche se sono dette in modo laico. La prima: fare delle cose per gli altri, non per me. Fare delle cose per gli altri. Eterocentrarsi, non autocentrarsi. Non solo soldi, ma soprattutto tempo, energia, idee per gli altri. La persona più felice è quella che più dà. Primo. Secondo, relazionarsi, entrare in relazione. La persona che non ha relazione diventa pazza. Allora entrare in relazione, uscire da se stessi. Papa Francesco l'altro giorno nel messaggio per le vocazioni ha detto che la vocazione è uscita da se stessi, un esodo, una Pasqua, un cammino verso l'altro. Terzo, muoversi, ecco, fare un po' di footing, di movimento.
avere cura del proprio corpo, perché dalla sua salute dipende anche la serenità della mente. Quarto, apprezzare ciò che ci circonda. Che meraviglia di palazzo che ci hanno dato questi, di questo paese, di Morra, di Zantis, no? È veramente una meraviglia. Questo paesaggio che abbiamo visto, è diventato nuvolo, ma quanto l'abbiamo goduto arrivando qua. Apprezzare ciò che ci circonda. Cinque, imparare qualcosa di nuovo. Non perdere mai la curiosità e la voglia di sapere. Chi si ferma è perduto, ragazzi. Bisogna che vi muovete con la testa e con il corpo. Bisogna essere inquieti. Attenzione, inquieti ma non inquietanti. Inquieti. Sesto, porsi degli obiettivi. Porsi degli obiettivi, avere sempre un obiettivo, avere qualcosa da fare di grande. Ho 80 anni. Stavo per dire una cosa che non si deve dire in pubblico. Non interessa, era la traduzione. Ho 80 anni, non interessa, mettiti degli obiettivi, non ti fermare. Settimo, avere capacità di recupero, rialzarsi dopo le cadute. È andata male. Vabbè, rifacciamo. Ripartiamo come fa il bambino col castello di sabbia 40 volte quando è in una serata bella al mare. 8. Essere positivi, essere valorizzanti, positivi, non guardare sempre il negativo, non stare a guardare la mosca nel latte, butta la mosca, c'è tanto latte. 9. Accettarsi per quello che si è. Accettarsi per quello che si è. Ieri mattino ho assistito a una scena che mi ha colpito profondamente. Abbiamo celebrato nella nostra università la festa di Maria Ausiliatrice, che sarà domani, ed è venuto a salutarci l'ambasciatore del Messico davanti alla Santa Sede, perché noi avevamo deciso che la nostra università assumesse il Messico come nazione ospitante della festa, come nazione rappresentativa della festa. Quindi l'ambasciatore davanti alla Santa Sede viene sempre, lo abbiamo organizzato già da diversi anni. Lui è venuto ieri e ci ha fatto un meraviglioso discorso, bello. Un discorso veramente entusiastico, bello, storico, fondato, cioè con tante belle cose. È un ex allievo salesiano, è stato 9 anni ex allievo salesiano, è diventato sindaco, poi governatore della sua provincia, poi oggi è ambasciatore del governo messicano davanti alla Santa Sede. Questa persona, che ha parlato in questa maniera stupenda, che ha proprio fatto scoppiare un applauso da parte di tutti, è una persona con un handicap nelle due gambe, cammina tutto storto, ma è arrivato là. Ha fatto un discorso che io dicevo, ma questa persona quanto ha lavorato su di sé? Non ha avuto paura di quello che gli mancava, ha approfittato quello che aveva. Siamo positivi, accettiamoci per quello che abbiamo. Decimo, sentirsi parte di qualcosa di più grande, che è quello che è capitato al cuore della Gargani, al cuore dei grandi santi, sentirsi parte di qualcosa di molto grande. Noi non vediamo la totalità del progetto d'amore di Dio su ognuno di noi, il progetto è sempre più grande di quello che pensiamo, dobbiamo solo lavorare con umiltà e con speranza, perché siamo parte di un qualcosa di molto più grande. E il tutto, dice Papa Francesco, è più importante della parte. Per ora abbiamo visto solo una parte. Io vi auguro che con la vita di ogni giorno, condividendo il regno dei beati con la Gargani, un giorno possiamo tutti vedere il nostro tutto. Grazie. Ringraziamo anche Don Lianos e diamo ora la parola a coloro che ci parleranno come testimoni diretti del rapporto di Maria Gargani con la sua famiglia. Quindi ascoltiamo coloro che l'hanno conosciuta da vicino e hanno condiviso indimenticabili momenti familiari con lei. I due nipoti, l'avvocato Giuseppe e il magistrato Angelo Gargani.
Credo di non dire una cosa esagerata se affermo che oggi per Morro è una giornata storica, una giornata che resterà indimenticabile nella memoria di tutti, credo, certamente nella mia, perché vedo realizzare un sogno, un progetto che coltivavo da diverso tempo, quello appunto di fare un incontro qui a Morra per illustrare l'opera di Maria Gargani, e avete sentito, prima che avvenisse uno sbiadimento, prima che si perda la memoria di madre Maria Gargani da parte di coloro che l'hanno conosciuta, hanno avuto la fortuna di conoscerla, e prima che poi passino alla storia tutte le vicende di cui abbiamo sentito parlare, e la storia è sempre mediata, quindi c'è una testimonianza personale che potremmo fare io e mio fratello. Rinverdita così la memoria, data anche la presenza abbastanza numerosa di questo pubblico, sottolineo che purtroppo mancano un po' di morresi, questa è la verità, ma comunque è così. Io mi auguro invece che all'interno delle proprie famiglie i giovani, quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscere madre Maria Gargani, parlandone con i loro genitori o i loro nonni, si rendano conto della enorme dimensione della personalità di questa donna. Io non ho partecipato per nulla all'organizzazione di questa manifestazione, il merito è tutto delle suore, alle quali va il mio, quindi devo fare gli onori di casa inevitabilmente, madre Gloria, tutte le altre suore che ho avuto la fortuna di conoscere una per una, perché come vi dirò fra un attimo, io ho frequentato abbastanza di sovente l'istituto delle suore e ho avuto rapporti costanti con zia Maria. Quindi un Morra è stato, prendo atto della promessa che ha fatto madre Gloria di tornare più spesso a Morra, perché 42 anni forse sono un po' troppi, tornare a Morra per rinverdire la memoria di madre Maria Gargani, la quale qualche volta mi confidava un certo rammarico di non essere riuscito a Morra di aprire una casa, cosa che invece riuscì di fare nella vicina Torella dei Lombardi. Io devo ringraziare naturalmente anche l'arcivescovo, che data la sua presenza dimostra l'importanza che attribuisce a questa manifestazione. È inutile dirlo, era implicito il ringraziamento anche a Don Rino, il nostro parroco, che è un vulcano, e lo ringrazio soprattutto per la bellissima lettera che ha scritto, oramai su internet si scrive in questo modo, per la bellissima lettera e per le parole che ha avuto per la mia zia e per tutti i morresi, invitandoli a partecipare. Un ringraziamento anche al sindaco per le sue parole, per la sua disponibilità e anche per la promessa che ha fatto un attimo fa, la promessa di abolire un po' l'area circostante la casa Gargani. Lì non è sufficiente quella lapide che ha egregiamente ripreso nella sua scrittura l'amico Nuccio Di Pietro, che io ringrazio, ma è necessario creare un'area lì in cui sistemare una statua di zia Maria Gargani, anche perché la casa che fu distrutta completamente dal terremoto è stata ricostruita ed è che adesso è anche difficile individuare la stanza in cui nacque zia Maria. Dopo quello che avete sentito non mi dilungherò molto, anche perché il tempo è tiranno, e così madre Gloria vede che vede già l'orologio, ma è così purtroppo, e quindi mi fermerò soltanto a qualche riferimento di carattere personale. Io non credo che Peppino sia d'accordo, forse sono stato tra i nipoti che ha avuto maggiori frequenze con zia Maria. Veniva a Morra certamente, ma io andavo spesso nell'istituto con zia Erminia, ne ha parlato l'altra sorella della madre, e mi fermavo diverso tempo, e poi soprattutto poiché stavo in collegio a Napoli, lontano qui dai miei genitori, allora non c'erano i videofoni, non c'erano, era difficile anche arrivare con la macchina, ero lontano dai miei genitori, e zia Maria suppliva con un amore infinitamente materno questa mia carenza di affetto e mi dava parole di conforto che ovviamente io non dimenticherò mai. Poi anche durante l'università andavamo spesso con i fratelli, con mio padre, passavamo giornate in allegria, anche a tavola. Zia Maria da Vera Gargani era una buona gustaia, quindi vederla mangiare era un piacere. Quindi aveva l'affetto di tutti noi, l'affetto di Paola, la mia cognata, la moglie di Peppino, che come medico l'ha curato come una figlia. Quindi riceveva e dava affetto, dava soprattutto, ovviamente la dava più di tutti, perché questo è un dato significativo che devo sottolineare. Non ha mai abbandonato, ma neanche come spazio temporale, come
collocazione mentale, come affetto, come disponibilità, non ha mai mancato di far sentire la sua presenza alla sua famiglia di origine. Si faceva carico di tutti i problemi, soprattutto quelli di mio padre, che aveva 4 figli da portare avanti, quindi c'erano grosse difficoltà. Aveva sempre una parola di affetto per tutti noi, e noi credo che ne siamo stati sempre grati. Ed era madre anche per tutte le suore, la quale non la vedevano più come una superiore, ma come una vera mamma, che le conduceva verso la strada che avevano deciso insieme di percorrere. Io ero bambino, a volte sentivo dei discorsi che facevano le suore tra di loro, e mi accorgevo che per loro madre Gargani era un aureolo di santità, perché le stava portando, perché vedevano che la famiglia si allargava, andava sempre più crescendo fino a sconfinare nel continente africano. E voi avete oggi la presenza di queste suore magnifiche che tra l'altro parlano benissimo già l'italiano. Quindi era madre di tutti, aveva sempre l'apostolato come suo progettivo finale, come momento finale della sua attività. Ed era sempre così, anche quando veniva a Murra. Era in vacanza, veniva qui, ma chiamava a raccolta le ragazze. Cercava sempre di pescare anime, e suor Antonina è una di quelle anime pescate. Sarebbe bello sentire qualche suo ricordo. Non posso non sottolineare anche la presenza di alcuni pronipoti. Le pronipoti, come nipoti diretti siamo rimasti Peppino e io, purtroppo l'ho detto stamattina sul palco. Rocco, il fratello Rocco, il primogenito, è morto 2 anni fa, e il fratello Alfonso purtroppo tragicamente pochi giorni dopo dal tremendo terremoto che colpì questa zona. Sono qui presenti i pronipoti, che sono i figli dei pronipoti di Antonietta Gargani, Antonietta presso cui a San Marco la Catola è stata zia Maria, e ci sono anche i pronipoti De Sandis, che con la loro presenza quindi dimostrano quale spazio ampio gestiva zia Maria nell'affetto familiare di tutti. Credo che posso anche fermarmi soltanto facendo una piccola riflessione. Forse è una domanda che non ho sentito fare in questo momento. Perché creare e fondare un istituto religioso? È una domanda che credo che non avrà una risposta esaustiva, forse mai. Aveva cominciato, come ha detto il relatore, la sua attività da bambina, dedicata completamente alla preghiera, all'apostolato. Poi era andata avanti, aveva mescolato insegnamento scolastico e insegnamento religioso. 2 volte aveva pensato di entrare in un ordine religioso, di farsi suora, ma è un progetto che non l'aveva mai interessato fino in fondo. Coltivava maturava il suo convincimento, che non arrivò a una svolta. La fase conclusiva fu proprio il progetto finale che lei aveva in mente. Aveva sempre pensato a questo, credo che non avesse mai seriamente pensato ad altre ipotesi, perché vedeva che la sua opera di convincimento era grossa, andava avanti, la seguivano tutti. Era convincente, una persona di una statura morale veramente alta. E quindi quando qualche volta, più di una volta, le chiedevo: ma zia Maria, perché hai fondato questo ordine religioso? Ho fatto la volontà di Dio. Dico sì, vero, verissimo, la divina provvidenza per lei era un punto chiaro di riferimento. Ma dico, ci vogliono anche le capacità. E lei, l'ho ritrovato nel mio scritto che feci in occasione della commemorazione del 50° anniversario della nascita dell'istituto. Non so da dove ho recuperato questo testo, perché non me lo sono inventato certamente, ma non l'ho più trovato da nessuna parte. Lei quando sentì Padre Pio, consapevole delle sue capacità, e disse: mi sentii pronta. Ricordò le parole di Padre Pio: ma se alle anime si toglie quel poco di luce che c'è, come vogliamo che il mondo torni a Dio? Voleva intendere, commenta la stessa madre Gargani, che, virgolette sono le sue parole, un po' di luce la davo io pure, con il mio apostolato, e che chiudendomi in convento sarebbe venuto a mancare l'apostolato stesso al quale Gesù mi aveva chiamato e mi aveva concesso tanto fervore ed attitudine. In sostanza era il suo detto: chi ha ricevuto qualche lettera di zia Maria ricorda che la intestazione di ogni lettera era: omnia possum in eo qui me confortat. Tutto mi è possibile fare se io chiedo con la preghiera alla provvidenza un aiuto. Alla provvidenza, cioè a colui che muove tutto il mondo. Vi ringrazio.
tocca a me. Io faccio una riflessione finale, una sorta di messaggio, perché Angelo ha detto un po' tutto, sia pure sinteticamente. Io ho ascoltato tante cose, ho letto tanti libri, e naturalmente ho conosciuto Zia Maria. La cosa più importante che io ho letto si riferisce ad una frase nell'autobiografia di Suor Gloria, che evidentemente conosceva in maniera ammirabile Madre Maria e l'erede, che secondo me sintetizza la vera immagine, la vera storia di Madre Maria. La sua santità non è un fatto intimistico, ma è un'armonia tra fede, speranza e carità. Allora, chi ha conosciuto Madre Maria per la sua grande serenità, per la sua ispirazione e per la sua capacità di convincimento, di dare coraggio, io credo che questo sia la conclusione che noi possiamo dare dell'immagine e della santità che viviamo, dell'esempio che dobbiamo avere. Se si è parlato di famiglia in maniera così diffusa, vuol dire che c'è un esempio che i santi devono dare, i beati devono dare, e quindi Madre Maria deve dare a noi. Non era un fatto intimistico, non era una chiusura in se stesso, ma era una ricerca di Dio. La sua vita, in tutto quello che avete scritto e avete detto, era una continua ricerca, anche tormentata, tormentosa, ed era appunto il che bisognerebbe approfondirlo, la mancanza di volontà personale per dire voglio fare quello che Dio vuole. È una cosa sulla quale bisogna molto riflettere, perché è una cosa al limite misteriosa, e non era una mancanza di volontà. Lei ha dovuto lottare, forse Angelo su questo ha glissato, ha dovuto lottare fortemente contro le gerarchie anche, e non dico contro i cardinali dell'epoca, ma insomma i cardinali che erano scettici probabilmente. Ma lei, quando confessò a Padre Pio che doveva aprire un istituto che si doveva chiamare Suor Apostolo del Sacro Cuore, evidentemente aveva una forte volontà e aveva una missione da dover esperire sulla terra. Era questo il problema. E allora, qual è, come dire, la commossa riflessione che faccio io, perché Zia Maria per me è sempre un punto. Un punto di riferimento forte anche per la mia azione politica in tutti questi anni, che non riesco a dominare e a reprimere. E che la santità è una cosa vissuta. Io ho letto tanto del processo, siamo stati interrogati, però non conosco evidentemente tutto l'itinerario. È un dato che appartiene al Vaticano, alla Curia. La santità per me era il modo come Madre Maria viveva la religione, la trascendenza, la ricerca di Dio. E quindi l'insegnamento ci dovrebbe essere per questo. Quando uno affida alla trascendenza, all'intelligenza celeste e al cielo stellato, se vogliamo essere laici, per ricordare Kant, evidentemente c'è un superamento di se stesso per migliorare e per avere un ruolo forte sulla terra, per segnare la sua presenza sulla terra. Se lei fortemente voleva e non si arrendeva, e credo che parlasse, come ho ricordato sempre in qualche altro mio intervento, parlava con teologi, cardinali di primissimo rango, lei era maestra elementare, ma talmente ispirata che controbatteva alle tesi
magari anche di cavilli giuridici che ci sono stati lungo gli anni, per dare prima riconoscimento, poi un riconoscimento collaterale, finalmente quando arrivò da parte del Vaticano la possibilità di poter effettivamente avere un istituto che si chiamasse Suor Apostolo del Sacro Cuore, con tutta la significazione religiosa ma anche giuridica, naturalmente il riconoscimento. La comunità di Morra, quindi, credo, se posso dare questo messaggio finale, un po' meno commosso, ma insomma laico, forse fortemente laico, se volete anche politico, se possiamo mettere alla P, alla parola politico, la P maiuscola, cioè nel senso di una comunità, una società che si deve riconoscere in questi valori. Questo è un valore forte del nostro paese. C'è un valore letterario che Francesco De Sanctis, mi permetto di dire che c'è un valore di ispirazione trascendentale, trascendente, di valori religiosi che sono quelli di Zia Maria. Grazie ai fratelli Gargani, nipoti della nostra fondatrice. Prima di concludere diamo la parola a Stefano Campanella per la sintesi della tavola rotonda. Tranquilli, sarò brevissimo. È una giornata storica, ha detto Angelo Gargani, ma dobbiamo fare in modo che non sia unica. C'è già un appuntamento, anche se non c'è una data connessa, quindi ci rivedremo perlomeno all'intitolazione della piazzetta dove dinanzi alla casa Gargani, ma dobbiamo cercare di darci altri appuntamenti, perché questi appuntamenti sono, come diceva Madre Gloria, non solo occasioni di festa ma anche occasioni per riflettere. Riflettere per riprogrammare il nostro cammino. Diceva Giuseppe Gargani che c'è un esempio che i santi devono dare, e in questo il suo pensiero coincideva con quello espresso da Suor Giuditta, che ci ha dato questa bella notizia, la conclusione della stampa della Positio, però ci ha spiegato anche che questi eventi devono farci andare oltre il rapporto che abbiamo con i santi come persone che stanno nelle nicchie. Il Papa Emerito Benedetto XVI, nell'Angelus del 1 novembre del 2011, disse che i santi sono essenzialmente quei fratelli maggiori, li ha definiti in un'altra occasione, nel libro Intervista a Dio nel Mondo, in quella circostanza disse sono dei fratelli maggiori da imitare, e conoscerli ci serve proprio ad imitarli, altrimenti la nostra fede rischia di trasformarsi in superstizione se ci ricordiamo solo dei santi quando abbiamo bisogno di qualcosa da loro. E per finire le parole di Don Mario, che ci ha parlato della famiglia in crisi. Oggi la famiglia è in crisi, ci ha elencato tutte le patologie, ci ha detto che non ci sono ricette, però poi alla fine ci ha riservato un decalogo. Però io voglio ricordarvi che c'è un altro decalogo che a suo tempo fu dato da Dio a Mosè, e questo decalogo fu sintetizzato da Gesù in una sola parola, che credo sia la parola chiave anche per interpretare il ruolo e i problemi della famiglia oggi. Questa parola è amore, l'ha citata anche Don Mario nel suo intervento, quando ha detto senza l'amore non possiamo essere felici. L'amore è proprio il segreto della felicità, perché l'uomo è fatto per amare. Deus caritas est, Dio è amore, e l'uomo somiglia a Dio nella misura in cui ama. Così possiamo tornare ad essere immagine e somiglianza di Dio. Quindi se siamo capaci di amare, non soltanto realizziamo la nostra vocazione, ma realizziamo al tempo stesso la nostra felicità, perché la felicità è realizzare la propria vocazione, quello per cui noi siamo nati. E Maria Gargani questo l'aveva scoperto, e per questo ha rifiutato anche le occasioni di amore terreno. Dovete sapere che a San Marco Lacatola Maria Gargani
aveva un pretendente che la assillava, un medico peraltro, e all'epoca quanto si badava alla posizione sociale dei pretendenti, il dottor Domenico Carissimi. Veramente era anche uno che correva molto dietro le donne, però lei non lo ha rifiutato per questo, questa fama è venuta e si è scoperta dopo, ma lo ha rifiutato perché la sua scelta era maturata già prima e lei ha rifiutato l'amore terreno perché aveva scoperto già il suo tesoro prezioso, la sua perla preziosa, il suo tesoro nascosto. Aveva scoperto l'amore per Dio e quindi aveva scoperto che avendo l'amore di Dio aveva tutto. Quindi se la felicità consiste, come ha detto Don Mario, nell'apprezzare quello che abbiamo piuttosto che nell'inseguire quello che non abbiamo, sappiamo che questo amore di Dio è per tutti, lo dobbiamo solo scoprire. Se come Maria sapremo scoprire che ciascuno di noi è amato da Dio, è amato fino a dare la vita per noi, la nostra vita cambierà e non solo saremo felici su questa terra, ma ci incammineremo verso quella vera felicità che poi non avrà fine e che ci renderà felici per l'eternità. Concludo con una poesia, visto che siamo in tema di famiglia, scritta da un cugino di Maria Gargani dopo la morte, scritta da Giovanni De Paola. Traspare dal tuo volto sorridente serafica Letizia francescana, che ti incela a visione sovrumana, ed il tuo spirito inebria la tua mente. T'è vicino Gesù e mirabilmente ti sembra d'ascoltar la sua voce arcana. O come dal suo apertum cor promana quell'amor che fa l'anime redente. Sei prediletta apostola, o Maria, e tante consorelle a te d'intorno esultano a seguire la tua scia. Torni al Padre con meriti preclari, che affretteranno l'auspicato giorno di vederti in gloria sugli altari. Grazie e buona celebrazione. Yeah.